Il primo giorno, domenica 23 maggio, il viaggio di Lidia Maximovic in Italia è cominciato domenica sera a Torino, al Cinema Massimo, dove ad accoglierla, scortata dalla Polizia Municipale, è stato il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ha organizzato la proiezione del docufilm 772, La bambina che non sapeva odiare. Il secondo giorno, lunedì 24 maggio, Lidia ha aperto la sua settimana italiana accolta in Consiglio regionale del Piemonte dal vicepresidente Mauro Salizzoni. È proseguita in comune a Torino con il sindaco della città metropolitana Chiara Appendino e poi con l'assessore regionale alla cultura Valentina Poggio. Pomeriggio al Museo Egizio, sempre scortata nei suoi spostamenti cittadini dalla Polizia Municipale. E il fazzoletto che Lidia ha donato alla Polizia Municipale di Torino ora è esposto nell'ufficio del comandante. Quindi la visita al Polo del Novecento e alla Juventus, che a Lidia aveva donato la maglia personalizzata con le firme di tutti i giocatori e del presidente, e che lei ha contraccambiato con il suo fazzoletto autografato per ciascun giocatore, per l'allenatore e per il presidente. Il terzo giorno, martedì 25 maggio, la giornata è cominciata invece in Canavese, a Castellamonte, con l'incontro di Lidia Maximovic con ragazze e ragazzi di una classe della scuola media Giacomo Cresto, alcuni dei quali sono stati anche protagonisti del suo docufilm. In pomeriggio l'incontro in comune ad Intrò nel nome di San Giovanni Paolo II, quello con Giuseppe, custode della casa di San Giovanni Paolo II, e poi quello con il direttore della sede RAI di Aosta, accompagnata dalla nostra ambasciatrice Alessandra Ferraro. Mercoledì 26 maggio è stato il quarto giorno per Lidia ed è stata la prima delle sue due giornate romane, quella che rimarrà nella storia per l'incontro personale con il Santo Padre e Papa Francesco che bacia il suo numero tatuato sul braccio prima di abbracciare lei. Immagini che hanno fatto il giro del mondo. Ma un vero e proprio abbraccio è stato quello di tutta la città e delle istituzioni, da quello delle hostess all'aeroporto a quello dell'ambasciata di Polonia a Roma, del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, fino all'incontro in Senato con le senatrici Anna Maria Bernini e Maria Virginia Tiraboschi. Anche il quinto giorno, giovedì 27 maggio, è stata una giornata da incorniciare per Lidia, che a Roma, a Palazzo dei Marescialli, ha incontrato il professor Giuliano Amato, poi in municipio il sindaco di Roma, Virginia Raggi, quindi l'accoglienza all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'incontro con Sami Modiano, che ha condiviso il suo stesso campo di prigionia e sua moglie Selma, fino all'ospitata negli studi di TV 2000. Di ritorno da Roma, il sesto giorno, venerdì 28 maggio, Lidia è ancora in Canavese e ha dedicato una giornata quasi interamente ai giovani, a cominciare da quelli della scuola d'infanzia Giraudo di Castellamonte, dove a farle da guida è stata Evelyn, a quelli della scuola primaria Pertini di Chiaverano, dove ad accoglierla c'erano anche il sindaco del paese Maurizio Fiorentini e la classe quinta con la loro insegnante, nonché sindaco di Nomaglio, Ella De Peller. Poi a Quornier per l'annullo filatelico speciale con il sindaco Beppe Pezzetto e il comandante della Polizia Municipale Linuccio Amore, in comune e nel teatro, e infine nel parco del Castello di Castellamonte,
con i tanti amici italiani che hanno voluto salutarla e l'omaggio musicale della Filarmonica e Scuola di Musica Romana. Sabato 29 maggio è stato il settimo e ultimo giorno pieno di Lidia Maximovic in Italia ed è cominciato con una maglia rosa che le ha dedicato proprio il Giro d'Italia. E credo che una volta di più il Giro d'Italia è non solo onorato, ma lieto di averla qui con noi. Credo personalmente e a nome di tutto il Giro d'Italia che non ci sia nessuno che in questo momento meriti la maglia rosa più di lei. Quindi il nostro simbolo è per lei. Grazie mille. Vuoi tradurre magari per Lidia? Ringrazio di cuore da questo regalo fantastico. Się składa, że ja sama obecnie nawet w podeszłym wieku korzystam z przyjemności jazdy na rowerze i na ile mogę. Przekazuję to także mojej rodzinie, moim przyjaciołom, którzy także są wielkimi fanami takich wyścigów jak wasz tutaj. Verbani all'incontro con Giovanni Elena dell'Androni Giocattoli Sidermec, la squadra che ha sostenuto il nostro progetto, con lo scambio di omaggi, poi a Stresa in comune per portare la solidarietà alla comunità per la tragedia del Mottarone. Quindi a casa della senatrice a vita Liliana Segre a Milano, con l'incontro delle due bambine che sono state nello stesso periodo, nello stesso campo a Birkenau, ma che non si erano mai incontrate. Ed infine la serata di saluto con la proiezione del docufilm 772, La bambina che non sapevo odiare, al Martinetti di Castellamonte, ospite dell'associazione Terra Mia. L'ottavo giorno, domenica 30 maggio, per Lidia è il giorno della partenza, del ritorno a Cracovia. Ma prima l'incontro in comune a Castellamonte per il saluto della città e il proposito espresso dal sindaco di porre nella città di Castellamonte una piastrella con la frase di Lidia: quelli che portano odio nel cuore soffriranno di più delle persone che hanno fatto loro del male. Un viaggio nel quale è stata accompagnata dalla nostra ambasciatrice in Polonia, Renata Riklich, e in alcuni appuntamenti anche da Evelyn, da Emilio Champagne e dall'attrice Margherita Fumero. Impossibile fare un resoconto di tutti quelli che hanno parlato del suo viaggio, dagli appuntamenti più istituzionali a quelli con i giovani, fino all'abbraccio con il Santo Padre che è stato visto e trasmesso prima in diretta e poi ripreso nei 5 continenti. Ne vediamo solo un assaggio. Oggi è anche l'occasione per annunciare che la nostra associazione ha un nuovo ambasciatore, anzi una nuova ambasciatrice, Margherita Fumero, che da tempo ormai è entrata a far parte della nostra squadra, ma che da oggi ci rappresenta ufficialmente come ambasciatrice. A Lidia Maximovic invece va la nostra tessera numero uno di socia onoraria, perché per noi è stato un onore accompagnarla in questi quasi 3 anni
in un viaggio che ha portato la sua storia a diventare messaggio di pace in tutto il mondo.